che ci troviamo, per l'appunto andiamo invece su il terzo titolo, come abbiamo già detto, per l'appunto il primo titolo che vi ho consigliato io, Odeis, 29,90 di copertina, quindi con 20% di sconto, i conti in grado di farli sono 20, 24, 20, 24, non è praticamente 24 euro. non tu sei ingegnere, dovevi far fare i conti ai non ingegneri che ci stanno seguendo. Anche il volume di Angelo 29,90 sta a 24. Sì, 3 euro. Angelo, adesso l'incubo Lovecraftiano dei nostri utenti sarai tu che smascelli. E io invece adesso vi parlo della lupa. Siccome siamo delle persone, siamo noi e sappiamo che siete anche voi delle persone venali, il volume viene di copertina 22 euro, quindi anche qui fondamentalmente con gli sconti lo pagate sostanzialmente 18 euro. Ci teniamo a farvi vedere queste cose perché, nonostante abbiate tutti quanti il pollice opponibile, una connessione internet, quindi siete perfettamente capaci di controllare i prezzi senza che ve li diciamo noi, e sappiamo perfettamente che, da un lato, visto che ci troviamo, ve li diciamo punto e basta. Ma dall'altro, siccome la maggior parte di quelli che ci seguono e di quelli che in questo momento ci stanno silenziosamente guardando senza commentare, si fanno spaventare dai prezzi e dai formati dei volumi che non sono manga. Regà, cioè, veramente, Enorme. 24 quello, 24 quest'altro, 18 questo con gli sconti, cioè, sono dei prezzi veramente abbordabili. Sì. Cioè, No, per quindi. dire, c'è Mar del Falcon che costa 25 ed è tutto in rilievo, lucido, anche questo Quello formato enorme. lì scontato è veramente incredibile. Cioè, quindi, ragazzi, E poi cazzo, quello di pittura, rinunciate a una parliamo di. cena su Just Eat una sera e vi leggete uno di ste meraviglie. Tra l'altro, allora, adesso parlando della lupa, volevo parlare proprio del formato, perché devo essere franco, in primo luogo l'autore Lorenzo Valloni, chi avrà già sentito sto nome da noi? Ragazzi, Lorenzo Valloni è l'autore di Isole che abbiamo intervistato ormai un mese fa, Angelo, è passato un mese, praticamente. No, No. sì, no, 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 non mi ci fai riprezzare. No, era il 20 maggio. Vabbè, non me lo sto ricordando. Vabbè, è passato un pochettino di Mira, tempo. È lo stesso autore, quindi troppo. Isole, chi ci ha seguito nell'intervista, chi l'ha vista in differita, può aver capito che di persona sia. È una persona che personalmente, sia a me che a Angelo, ha folgorato, cioè quell'intervista è stata pazzesca. Sì. E francamente, il motivo per il quale mi Non sono sono zitti per affacciato. un'ora. Siamo stati, cioè, su un'ora e un 20 di live, siamo stati zitti per un'ora Sì, è e stato dieci. un'ora e 20 di live. Io ancora continuo a pensare al fatto che mi ero preparato quella live pensando, vabbè, ma mi risponderà 5 minuti a domanda, sbuffando perché siamo degli ignoranti del cazzo rispetto a lui. Invece, domande, lui andava, è stato meraviglioso. Però, per l'appunto, proprio dall'intervista è arrivato l'interesse per la lupa, perché mentre parlava dei vari fumetti che aveva disegnato, sì. Più precisamente sceneggiato, perché come già specificato è la parte che preferisce e che predilige la sua più importante in un fumetto, è fondamentalmente il fatto che continuasse a sottolineare la lupa come il noir che voleva fare, come un fumetto a cui teneva e via discorrendo, vabbè, perfetto. E l'assist, adesso vado e lo compro. In primo luogo, vi faccio notare un attimino il formato che è particolare, vi faccio il confronto con Odeis, come potete vedere. È formato che è tipo. Allora, adesso ho il dubbio perché io non ricordo se è tipo formato, perché ci sono fumetti francesi così, o è tipo formato argentino. Però il formato argentino, se non mi ricordo male, è rettangolare. Questo è proprio quadrato, 22x22. No, no, argentino, aspetta, ce l'ho. No, no, devo dire giù mezza libreria. No, è rettangolare L'argentino è ed è sì, rettangolare. Esatto, così. esatto. Riesce Esatto. una cosa enorme quando lo rimane. Che c'ho l'Eternauta là che è. Comunque, per l'appunto, questo qui, 22x22, non è il prezzo, è proprio la dimensione. Sono 22 cm x 22 cm, perché è un perfetto quadrato. Da 22 euro, sta cosa è molto comica. Se, cioè, ti giuro, se avessi fra le mani di nuovo Lorenzo Palloni, o comunque chiunque abbia fatto i prezzi, vorrei andare da quella persona e dire: sentite, ma avete scelto di fare un meme mettendo 22 euro? O è stato un caso? Perché va bene. Cioè, l'hanno fatto apposta se saldo verso diventa la casa editrice della vita Sì, praticamente. se l'hanno fatta apposta, gli mandiamo un bigliettino di ringraziamenti per ci avete dato la base meme che noi non sapevamo di volere. Però, al di là di Sì, questo, la cosa è anche funzionale, c'è da assolutamente. dire, per come è gestito il fumetto. Come potete vedere, queste sono le prime due pagine.
Come notate, sostanzialmente si tratta di una pagina che viene divisa in una griglia da 9 vignette l'una, tutte quadrate. E sotto questo punto di vista il fumetto non cambia. Cioè, questi sì, vabbè, ci sono gli intermezzi fra una pagina e l'altra, fra un capitolo e l'altro, scusate, con sostanzialmente un disegno che fa quasi da copertina del capitolo e citazioni varie di varie persone importanti del mondo. Però, per l'appunto, si tratta di una storia che va avanti con griglia, 9 vignette e via discorrendo. Ora, al di là di questo, cosa vi posso dire, francamente, che questo fumetto non dica già dalla prima pagina, d'accordo? Io vi metto la prima pagina, che inizia ovviamente da qui, ok? Come potete vedere, persona all'oscuro, dialogo che non vi sto a dire, esplosione che continua, rumore, il personaggio si piega, pagina sotto, cioè pagina, vignetta sotto, l'uomo si vede adesso a corpo intero sempre con l'esplosione, l'esplosione è passata, dialogo, e vi risprende andando avanti così. Tutto questo dà incredibilmente l'idea del rallenti. Fondamentalmente hai in 9 vignette un rallenti cinematografico fatto da una persona che per l'appunto già in quelle 9 pagine sta srotolando il cazzo sul tavolo, perché ti sta dicendo: so fare il mio lavoro. Questo sì, perché poi qui si discorsano tempo della narrazione, tempo dell'azione. Esatto. Questo fumetto è tutto così. Ma al di là di questa caratteristica che può far bagnare me e Angelo, andando a qualche cosa di più di ciccia che vi può interessare, andiamo con la sinossi breve. Sostanzialmente, la lupa, che inizialmente era chiamato in realtà esatto, perché la protagonista è un'esattrice, quindi era una specie di gioco di parole con esattore, e che è stato pubblicato prima in Francia con il nome La Louve. Vabbè, io con il francese non sono bravo, però mi piace prendere quella lingua. Sostanzialmente la lupa parla di questa donna, cioè Ginger, che fin da subito, letteralmente dalle prime 2 pagine, si scopre essere un'esattrice, non delle tasse, ma di soldi dati in nero, soldi dati illegalmente, che quindi dovrà riscuotere con degli interessi illegali, dai suoi poveri contraenti. Ovviamente queste persone avranno tutta una grande voglia di ridare indietro quei soldi, avranno la disponibilità per farlo, manco per scherzo. Quindi sostanzialmente questa storia diventa un noir interessantissimo nel mostrare tantissime cose insieme, perché la storia ovviamente segue questa donna che è Ginger, donna con marito e figlio che non sanno nulla, non è uno spoiler, si sa immediatamente, non sanno nulla del lavoro che lei fa, in realtà pensano che lei sia una gestrice, adesso non mi torna il nome del lavoro, quelli che gestiscono i condomini. Amministratore. Ecco, lei è un'amministratrice di condomini, per loro, ovviamente. In buona sostanza, quindi, c'è tutta quanta la trama che prende per l'appunto la vita di Ginger e va avanti temporalmente, al di là di alcuni capitoli in cui ci sono dei flashback che mostrano perché lei è diventata quello che è adesso, come è diventata e via discorrendo. La trama segue la sua vita, però contestualmente il fumetto riesce a raccontarti spaccati di vita incredibili. Ti riesce a raccontare la realtà umana in una maniera cruda, potente, ma realistica senza delle esagerazioni. Uno dei capitoli che, io ve lo dico a cuore aperto, mi ha fatto letteralmente piangere, cioè io ho chiuso il volume, mi sono messo a piangere dopo averlo letto, è uno dei primissimi in cui sostanzialmente lei va a estorcere denaro da 2 genitori alla quale è morta la figlia. Figlia che era una studentessa universitaria che era estremamente fuori corso e come accade spesso in Italia, in realtà nel mondo, ti ritrovi a un certo punto con tuo figlio che si suicida, ma ti aveva detto che il giorno dopo si sarebbe laureato. Quindi sostanzialmente una storia del genere. Questo è uno spaccato di vita. Ovviamente Ginger non è un personaggio stupido, non è un personaggio semplicemente gretto, non è perché mena le mani, picchia, che non ragiona, anzi tutto il contrario, è comunque una persona molto profonda e che quindi attraverso di lei ci viene permesso di vedere molti ragionamenti sulla natura umana che la circonda e su tutti quanti i casi di vita che sarà costretta a
dover affrontare per l'appunto, quindi da genitori come quelli di questo capitolo che vi ho raccontato, fino anche ad arrivare, per dire, a scommettitori che vincono una somma, le danno i soldi, si fanno menare perché comunque non glieli volevano dare, e una volta che i soldi gli vengono loro tolti, invece di accontentarsi, perché fondamentalmente dicono vabbè, abbiamo, diciamo, quasi ripagato il debito, ricominciano a scommettere letteralmente nella vignetta seguente. Cioè, vi sto raccontando cose che non vi rovinano la storia, perché la cosa anche più interessante di questo volume, e ve l'ho dimostrato con quelle pagine, io non ve ne mostrerò altre. Col cazzo, cioè, non c'è la necessità che ve le mostri, anche perché la realtà dei fatti è che questo fumetto gioca moltissimo, per l'appunto, nella coerenza della storia, nella coerenza dei suoi personaggi, nel modo in cui ti racconta delle storie che banalmente, ve l'ho potuto dimostrare con la storia della, della famiglia che doveva dei soldi per via della figlia morta. Cioè, si tratta di storie che noi possiamo aver tranquillamente letto sul giornale. Io le ho lette sul giornale. Notizie del genere le ho lette, le ho viste al TG. Sono abbastanza sicuro che ne abbiate sentite anche voi di notizie simili. Quindi, sostanzialmente, quello che fa Palloni qui è raccontarle in una maniera tale, per l'appunto, da coinvolgerti, da crearti delle domande, da crearti un moto emotivo incredibile, da farti mettere non tanto da una parte di uno o dalla parte dell'altro, ma farti comprendere per l'appunto che c'è una società in marcia che sta cercando di mostrarti, e quindi a quel punto di propendere per alcuni dei personaggi, per scegliere quale parte, no, ti può piacere e quale non piacere, scegliere che risposte ti vuoi dare. Tant'è che il finale della lupa di questo fumetto, molto similmente a quello di Isole, non vuole darti una risposta definitiva. Sta lì, arriva, ti lascia sul ciglio della strada, ti saluta mentre se ne va e aspetta che sostanzialmente tu ti dia le risposte su come andrà a finire. Che per l'appunto può anche piacere. No, è una cosa che preferisco. Cioè non... Vabbè, a me dipende, lo sai, cioè non è una questione preferisco o non preferisco, però Lorenzo Palloni lo fa benissimo. Cioè, con Isole avevo dei dubbi e per l'appunto me li sono levati durante l'intervista. Qui diciamo che i dubbi decadono banalmente perché mi darebbe, penso, le stesse risposte che ci diede, se ti ricordi, per il finale di Isole. Sì, ma perché erano comunque generiche sul suo modo di approcciarsi, sì, sì, la scrittura, suo modo di sceneggiare. Quindi... Ragazzi, esatto. Quindi ripeto, questo fumetto per l'appunto, tra le altre cose, ti dimostra proprio quello che questo autore, come ci aveva anche confermato, adora fare, adora sceneggiare. Si vede tantissimo all'interno di questo fumetto, si vede nel modo in cui c'è un'essenzialità nelle vignette che esiste perché lui deve mandarti quel messaggio tramite una certa sceneggiatura, tramite un certo ritmo dell'azione. Ci sono poi delle chicche, tra le altre cose. Ora, vabbè, un capitolo ve lo mostro. C'è un capitolo dove sostanzialmente, a un certo punto, non ci sono più i normali colori, ma c'è un'alternanza. Ecco, adesso ve lo mostro, vi mostro questa. Se c'è il bianco e il nero, si enfatizza ancora di più. No, non bianco e nero. Vedete, vignette verticali rosse, gialle, puoi leggerle in due modi e blu. Puoi leggerle in due modi, no? No, non puoi leggerle in due modi. È fondamentalmente, cioè sì, oddio, tecnicamente sì, puoi leggerle in due modi, perché puoi andare della normale lettura da sinistra a destra, però leggere sempre da sinistra a destra, però verticalmente. Perché? Perché sostanzialmente intreccia tre linee temporali che però avvengono a poca distanza l'una dall'altra, e con, in buona sostanza, la capacità, tra le altre cose, di presentare delle situazioni simili in questa sorta di Tetris. Cioè, è una figata incredibile. Cioè, penso che un capitolo del genere... E questa è sceneggiatura. Cioè, ricordiamolo, questa è sceneggiatura. Questa è sceneggiatura ovviamente... con i controcazzi. Cioè, io penso che... Esatto. No, perché non do per scontato che magari chiunque magari becca random il video su YouTube lo sappia, ma questa è sceneggiatura perché... l'impostazione della tavola e cosa c'è dentro fa parte di quello, quindi nel momento in cui lo sceneggiatore dice al disegnatore devono essere fatte così, quella è sceneggiatura, quella è una scelta fatta prima del disegno. Esattamente. Giusto per far capire, perché quando diciamo sceneggiatura fatta di Cristo, ci si riferisce anche a quello, cioè anche il volume di cui ho parlato io, quella scelta di quelle vignette è una fase di sceneggiatura, volendo. Cioè, ragazzi, per farvela molto breve, con un esempio pratico, sceneggiatura è
personaggio Questo l'ha anche disegnato. sì, Lorenzo, sì, qui ha anche disegnato. Tra l'altro, secondo Ok. me ci sta anche relativamente a quello che ci disse, perché se ti ricordi, durante l'intervista ci disse che c'erano delle cose che lui sentiva di dover disegnare a suo modo. Lui E per stesso, sì. quanto io non direi che lui, perché come ci disse lui stesso, non ha un suo vero e proprio stile, quindi cioè, avendo letto Isole, posso dire che ci sono delle fisionomie che mi somigliano, che ne so, un po' il modo in cui fa le labbra, queste cose qui, ma come fa i contorni del volto, però cioè, francamente non direi che è lui Ah dalla no, fisionomia. No, anche perché poi tra l'altro i colori a sto giro non li ha fatti lui, ma li ha fatti, come c'era scritto Luca Lenci. E quello che si nota all'interno è una retinatura veramente tipica, tipica, tipica del noir, quella retinatura a pallini, che ricorda un po' quei vecchi fumetti di quando eravamo ragazzini. sì, ma anche questa impostazione molto, molto così, molto Molto quadrata, quadrata. quadrata, quadrata, 3x3x3, sa un po' di... Mi ricordo un po' per dire, vabbè, quello era su formato striscia, quindi poi mi Qui rischio di dire già, la verità. Mi ma ricordo per dirti, un abbiamo letto i tre Joker che era così. Che più o po'. Ma meno voleva fare mi anche quello, ricorda se vuoi anche più tipo. giallo. Aspetta, ce la posso fare. Ce la puoi Vediamo se fare. trovo. Per non dire la Tu cerca mentre io cazzata. parlo. Tu cerca mentre io Oh, parlo. Gesù mio. Angelo, tu Dove cerca sta? mentre io No, parlo. Angelo, puoi sì. cercare senza parlare. Lo sai? Sì. Dick Tracy, sì, mi ricordo un po' Dick Tracy, che quello era strutturato su strisce, come detto anni 50, se non ricordo male, ed era sempre così, molto in griglia, sempre quadrati, 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 tutti quadrati. A volte faceva 4x3, a volte 3x4, a seconda dei formati, ed era appunto sul poliziesco noir, andava su quei generi lì. Quindi niente, metto un po' sta cosa. Capisco, E capisco. Va bene, quindi niente. no, come stavo dicendo, fondamentalmente, raga, è una figata, è veramente, veramente, veramente una figata. È un noir in tutto e per tutto, funziona, emoziona, ti tiene le redini fino all'ultimo secondo perché la tensione che ti costruisce è genuina, è veramente come dovrebbe essere costruita la tensione. Quindi, capo, per l'ultima volta, come ho detto. 22 euro di copertina, con gli sconti lo pagate praticamente 18. Cioè, onestamente, piuttosto per l'appunto che prendermi una cena su Just Eat o comprarvi Seven Deadly Sins, potete comprarvi questo e vi prendete praticamente un fumetto interessante, bello da vedere, perché comunque è bello da vedere, nonostante Palloni dica che lui non sia il disegnatore della Madonna, però cazzo funziona tutto, cioè non è affatto male da vedere. Quindi, regà. Non so che altro dirvi per vendervelo, seriamente.